Ecco, allora abbiamo finito un'altra categoria. Prima di andare avanti, io voglio farvi conoscere un amico carissimo, presidente di un'associazione, Bici per Umanità. Io vorrei fare un applauso a Sergio Scrot che sta arrivando. Ecco, Sergio, parte. Armato di un manifesto e di una ruota, di un cerchione, attenzione, ecco qui. Sì. Sì. Sì, dillo a me. Sergio, a te il microfono. Io ringrazio chiaramente tutti i partecipanti, l'organizzazione di questa splendida associazione che fa tante e tante iniziative. E una delle tante iniziative è avermi invitato. Voi vi domanderete: ma che ci faccio con una ruota e cosa faccio con questo cartellino, cartellone? Una delle tante iniziative che noi e Loris ci segue già di diversi anni e ci aiuta in diverse occasioni a sviluppare questa iniziativa. Mandiamo biciclette usate, abbandonate, che noi ripariamo, le mandiamo in Africa. Voi vedete questa ruota. Noi mandiamo le biciclette giù affinché le persone che sono in Africa riescano a crescere e a sviluppare come noi l'abbiamo fatto negli anni 50 con le biciclette, perché negli anni 50 non c'erano mezzi e quindi la bicicletta era l'unica alternativa per andare a lavorare, per andare a fare qualsiasi attività. E la stessa cosa nasce in Africa. Loro hanno bisogno della bicicletta per sviluppare le loro attività. Quindi noi non mandiamo soldi, di solito si manda il pesce, invece noi gli mandiamo la canna da pesca, questo è il detto che si dice spesso. Noi gli mandiamo la bicicletta giù, così che loro possono attivarsi e andare a lavorare, andare a scuola e fare tante iniziative. Quindi tutte le biciclette che sono a volte buttate perché sono dei pezzi ormai nel nostro garage obsoleti, perché sono brutte e così via, vengono buttate. Noi le recuperiamo, noi rappresentiamo l'Italia in 12 paesi del mondo. Stiamo negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Messico e via dicendo. E facciamo la stessa cosa, 125.000 biciclette già inviate. Noi, la nostra sede è a Latina, ma siamo in tutta l'Italia. A Latina abbiamo anche una scuola di insegnamento di italiano per gli stranieri, perché noi ci vogliamo avvicinare a questo mondo che molto spesso per noi è fantasma, non li vediamo perché partono alle 5 del mattino come le processionarie e vanno a lavorare e tornano la sera. Ho sentito parlare di Pontinia. Pontinia è una grande realtà dei SIC, dove ci sono 5-6 mila SIC. C'è una scuola di italiano per stranieri che da 10 anni sta cercando di inserire queste persone in questa società italiana e fargli capire che noi siamo aperti verso di loro, perché noi, alla fine, diciamocelo seriamente, abbiamo bisogno di loro. E quindi, fra le varie cose che noi anche facciamo, adottiamo bambini a distanza, abbiamo adottato bambini in Angola, facciamo microcredito con altri sistemi e quindi vi invito a donare il vostro 5 per 1000, se non lo avete già fatto, alla nostra codice fiscale, alla nostra associazione. Grazie Loris di questa opportunità, e quindi quando avete su Facebook ci trovate come Bici X Umanità, che quello è la strada più veloce per conoscerci. Ok? Sergio, Grazie. grazie di averci dato queste informazioni. Ecco, e quindi se tutte le biciclette che avete, che non usate più, ecco, c'è un sito che poi adesso vedete in sovrappressione nella trasmissione, un sito e potete continuare a fare quello che facciamo, la condivisione, donare qualche cosa. E detto questo, proseguiamo.